Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing, con uno speciale sulle retro riviste di informatica. Oggi esploreremo insieme alcuni numeri di Commodore Computer Club. Commodore Computer Club, alcuni numeri estratti a caso, casualmente, dalla directory, che se vorrete potete trovare linkata in descrizione di questo file, andando a scaricare altri numeri in PDF. Qui rapidamente esploreremo Commodore Computer Club del febbraio del 1986, Commodore Computer Club dell'aprile del 1987, del novembre 1988 e del febbraio del 1989. Commodore Computer Club, febbraio 1986. Andiamo a vedere questa storica rivista di computeristi, che cosa andavano a parlare, di cosa parlavano i commodoristi del Commodore 64 nel 1986, nel febbraio del 1986. Già qui si riconosce praticamente biscottone Commodore 64, qui il Commodore 128, un modem Commodore 16 di subito grafica lenta e di ingrandimento per Commodore 64. Commodore 64 conto plus 4 a confronto. Eccoci qua. Vediamo un po' questa rivista cosa parlavano. Qui c'è il sommario, hardware, un po' d'ordine, diciamo, sulle le varie articoli. Commodore 64 e plus 4 a confronto. Quindi, se siete interessati a questo tema, io vi consiglio di andare a scaricare questo file di leggerlo, qui lo osserveremo solo rapidamente. Protezione dati, didattica, musica, diciamo cose utili, l'enciclopedia e diciamo poi un po' di grafica. Ok, andiamo oltre. Vediamo un po'. C'erano una serie di pagine, queste erano le diciamo posta con i lettori, un po' di pubblicità. Poi i programmi in una riga, anche questo è un elemento comune che si ritrova sia nel mondo Macintosh, nel mondo, pardon, Apple 2, quanto Commodore 64. Un po' di ordine sul tavolo: apparecchio TV, computer, registratore, cavi, joystick. Che disordine nella vostra cameretta. Diamo l'aspetto più pulito alla vostra fantastica centrale operativa. E qui si consigliava ai piccoli appassionati di informatica di mettere ordine sulla, diciamo, propria scrivania, con magari un mobiletto costruito ad hoc, o comunque un mobile ad hoc. Di questi se ne trovavano a tonnellate verso, diciamo, gli anni 80, sia da costruirci per conto proprio quanto di già prefatti. Ok, qui c'è una serie di informazioni come poteva apparire. Tenete presente che questa soluzione però necessitava di aria e, diciamo, per il raffreddamento, e questo qui già tendeva il disk drive Commodore a riscaldarsi, quindi incapsularlo così all'interno non era proprio una grande idea, eh? Vediamo un po' altre cose. La moltiplicazione delle tracce dei settori, e qui diciamo un'informazione riguardo al sistema operativo di Commodore 64 per quei pochi che lo utilizzavano con il dischetto disk drive da 5 1/4, perché penso che la maggioranza del Commodore 64 lo abbiano utilizzato con le cassette. Pulsante di reset, vostro primo incontro con il saldatore nella realizzazione di un semplice accessorio indispensabile per un personal computer, quindi un ulteriore pulsante di reset. Allora, raggiungere praticamente qui all'esterno, va bene. Altre cose, Commodore 64 e Plus 4 a confronto. Sto per comprare uno dei due, quali dei problemi si presentano e soprattutto quali soluzioni possono offrire i due noti computer? Questo è un tipico scontro Commodore 64 contro Plus 4. Noi oggi sappiamo che lo vinse il Commodore 64 e che il Plus 4 fu
un flop, perché a mio avviso lo volevano rifilare a qualcheduno, avevano fatto il chip TED a qualcheduno, lo volevano rifilare e quindi non, diciamo, la Commodore imparò la lezione della importanza della retrocompatibilità, mentre quelli della Olivetti non si accorsero di nulla della legnata che la Commodore aveva preso con il flop del Plus 4. Qui c'è questo articolo che parla un po' degli 1 e dei 2, però chiaramente non può dir male tantissimo del Plus 4, dato che è sempre Commodore in una rivista Commodore, quindi tenete voi sempre i neuroni sempre ben accesi. Firma i tuoi listati, qualsiasi Commodore. Qui parla di impedire le copie abusive dei programmi, è impossibile. Ecco perché un sistema per aiutare un giudice chiamato in causa per riconoscere la parentela del vostro software posto illegalmente in vendita e darvi ragione. Qui parla di un articolo di, diciamo, di diritto d'autore collegato all'informatica e agli algoritmi. La prima volta con la grafica con il Commodore 64, tutto o quasi quello che avete voluto sapere sulla gestione grafica del popolare computer che nessuno vi ha finora spiegato. Beh, non è proprio così, perché come si è visto, il manuale del Commodore 64 aveva, diciamo, una bellissima sezione dedicata alla grafica ed anche agli sprites, quindi bastava mettersi a sedere e leggerselo con calma, studiarselo con calma, e già qui si imparava tutto sul manuale del Commodore 64. E quindi, diciamo, la lettura di queste riviste erano, diciamo, un po' eccessive, nel senso che se ne poteva fare benissimo a meno, va bene. Nota critica. Qui parlano una serie di informazioni che comunque le potrete ritrovare paro paro dentro il podcast dedicato al manuale utente del Commodore 64. Tuo primo programma. Terminata la chiacchierata introduttiva all'uso del computer, dovrete trarre, diciamo, voi, diciamo, le conclusioni sulla semplicità dell'uso di una nuova macchina domestica e ovviamente iniziare a programmare. E quindi hanno una serie di consigli e di articoli su cosa fare, un po' un modo per spiegare il basic, se, diciamo, ma gli utenti che compravano il computer non ci avessero avuto voglia molto probabilmente di andare a studiarsi il linguaggio dal bel manuale del Commodore 64, a differenza del manualetto del VIC-20 che era veramente misero, anche perché con il Commodore VIC-20 non c'erano spazio di RAM sufficiente. Conti ravvicinati di tipo musicale, qui si parla del Commodore 64 e della possibilità di costruirci, diciamo, delle utilizzarlo un po' come un organo, come per fargli suonare, diciamo, una serie di note musicali. E tutte queste informazioni, come si è visto, già se lo si ritrovano dentro il manuale del Commodore 64, che lo trovate anche linkato in descrizione a questo file. Enciclopedia di routine, ecco come realizzare l'enciclopedia e utilizzarla per i propri listati. Qui una serie di, vabbè, informazioni, listati, così hanno applicato programmi per il Commodore 64 di vario tipo, di varie utilità. Vediamo un po', computer, questo è l'angolo del mercatino, probabilmente un nuovo look con i caratteri del Commodore 16. Qui, diciamo, un piccolo spazio al Commodore 16 e al Plus 4, che ovviamente avevano dei font diversi. Lente di ingrandimento per Commodore 64, aggiungiamo un nuovo comando alle famose routine grafiche tridimensionali simulando la presenza di una lente sullo schermo in alta risoluzione, e qui si offriva un listato con il relativo, diciamo, programma da utility da utilizzare. Commodore 16 è subito grafico, insomma, per modo di dire, perché Commodore 16 era proprio un bussolo. Comunque qui se ne parlava un po'. Per quanto gli utenti del Commodore 16, penso che quelli che l'hanno comprato appena l'hanno sballato se ne sono accorto subito che era un bidone, a differenza degli utenti del Commodore 64 che sicuramente se lo sono goduto con i loro giochi. E qui recensioni di giochi, giochi, giochi. Zork 1, l'impero sotterraneo, questa era probabilmente, penso, un'avventura che erano molto comuni a quell'epoca, le avventure. Il club dei club, qui una serie di spazi a cui riferirsi per scambiarsi i programmi oppure avere un riferimento, tutti gli indirizzi, c'era una marea di club per il Commodore 64, era conosciutissimo. E vediamo un po', ecco, nient'altro, poi questo per ora qui non c'è altro, passiamo oltre.
Commodore Computer Club, aprile 1987, andiamo a vedere di cosa parlavano gli amici commodoristi nella rivista del Commodore Computer Club nel 1987. Questa è la copertina colorata, si incominciava a parlare brevemente di annusare odori di Amiga, sistema operativo guardando l'Amiga, e poi qualche cosina sul Commodore 16 e un po' altro. Vediamo un po' cosa c'era. Pubblicità, il sommario, grafico, sistemi, diciamo, operativo, utilità, software, giochi, didattica, anteprima, prodotti. Ok, andiamo oltre. Commento del, diciamo, della rivista. Questa era una sezione dedicata a domande e risposte con gli lettori, domande tecniche e quant'altro. Pubblicità. Ancora domande e posta con i lettori, sprite istruttivi, qui una serie di listati divertenti per il Commodore 128 per quanto riguarda, diciamo, la grafica. Già si comincia a vedere nel Commodore, cominciavano a proporre, a spingere l'Amiga 1000, che però costava molto rispetto al Commodore 64. Guardando Amiga, ecco, i commodoristi parlavano dell'Amiga. Indubbiamente, di cosa dovevano parlare, voglio dire, è uscito ora il da poco il programma, quindi disassemblatore, che passione qui per Commodore 64 e Commodore 128, spazio a linguaggi di programmazione per il linguaggio macchina, e anche il Commodore 64 e 128 avevano un assemblatore in ROM, qui però viene dato come disassemblatore, come una utility aggiuntiva, mentre l'Apple 2 aveva il comando L per disassemblare. Sillabatore per EasyScript, ecco, questo era, diciamo, per dotare del popolare word processo, che era parecchio scadente, serviva, diciamo, una funzione di sillabatore in modo, diciamo, da rendere una impaginazione più decente per gli a capo automatici, e qui, diciamo, viene spiegata l'utilità. Ok, Umplang matematica e fantasia, qui si parla di grafica e di Mandelbrot e di frattali, con i vari listati. Protestare, che passione, un elenco di manchevolezze notate da alcuni lettori dei nostri errori, qui parlano essenzialmente di errori di stampa. Pubblicità, alla ricerca della parola, un programma in Basic e LM per effettuare ricerche di tipo statistico su file EasyScript. Con noi che non c'era, si vede la funzione di ricerca nell'EasyScript, era proprio un word processor veramente preistorico, che comunque veniva dato come funzionalità questa funzione che poteva essere aggiunta. Come ti sei ridotto? Alcune considerazioni necessarie per utilizzare al meglio i programmi per la riduzione delle colonne Totocalcio. Questo era un classico giochi d'azzardo per il calcolo, diciamo, se uno voleva andare a giocare col Totocalcio. Pickpock e Sys, didattica, qui spiegano i comandi di questi, di queste tre blocco di informazioni. Grafica in GV Basic, questo è più un simulatore, diciamo, per quanto riguarda un simulatore del GV Basic, tutto disco. Tasse col menu, col C64, un applicativo per il 700, per il 740, pardon, 730 ancora non esisteva. Salto automatico, come realizzare l'autoboot per consentire a un Commodore 128 il caricamento immediato di programmi. L'Apple 2 ce l'aveva già, bastava fare il run, nome del programma, e caricava e processava a botta senza stare a caricarlo. E poi avventure e giochi. Banca dati del telefono, qui già si incominciava a annusare un po' di modem che si potevano cominciare ad agganciare, soprattutto sugli Amiga, perché col Commodore 64 ci faceva poco. Metti il turbo nel Commodore 16, insomma, ma come mettere il turbo? Forse era meglio metterlo nel cestino questo Commodore 16. Comunque, per gli utenti qualche minima soddisfazione anche per questa macchina, che fu un flop. Cross reference per il Commodore 64, programma indispensabile per chi scrive programmi Basic molto lunghi, quindi un piccolo programmino di utilità. Digitalizzatore video per Commodore 64, questa non sapevo che il Commodore 64 avessero sviluppato dei digitalizzatori per Commodore 64.
Ok, vediamo un po'. Qua la printer, programma in LM, breve e veloce per stampare la pagina grafica del piccolo computer. E qui anche qui abbiamo il relativo listato con l'esempio di cosa ci si poteva fare. Comandi extra, più potenza al basic del C64, manciata di routine per, diciamo, ottimizzare la macchina. Anche qui c'era spazio sempre per gli utenti Commodore 64, quindi si parlava di Amiga, ma si parlava ancora di Commodore 64. E poi vediamo un po' cos'altro c'è. Non è che ci sia poi molto, discorsi sull'ergonomia. Ok, cosa c'è? Le funzioni, il documento. Ah, questo è l'utilizzo del word processor. Uno spazio, diciamo, sull'ergonomia per quelli che stavano a lungo attaccati a battere a macchina. E poi, ok, basta. Commodore Computer Club dell'ottobre, no, novembre 1988, con Pottona in posizione equivoca. E qui di cosa parlavano gli amici della Commodore? Parlavano dell'Amiga. E poi andiamo a vedere cos'altro c'è, anche di qualche cosina probabilmente del Commodore 64. Vediamo cosa c'è. Pubblicità, sommario, Amiga, ecco, spazio Amiga, si parla di Amiga. Poi enciclopedia, giochi, proiezioni, campus, insomma, in relazione a un certo speciale per i piccoli commodoristi. Ok, andiamo oltre. La posta con i lettori. Pubblicità per quanto riguarda, diciamo, la vendita dei computer, offerta, ok, e vari prezzi. Se siete interessati ve ne andate a vedere per ricordare quanto costavano queste macchine. I problemi con il disk drive della Commodore, risposte rapide. Ok, andiamo oltre. Pubblicità, ce n'era parecchia di pubblicità, vuol dire che era letta. I punti vendita della Commodore in Italia, tutto disco, un virus a scoppio ritardato. Ecco, cominciamo, si vede, i primi problemi di sicurezza. In questo articolo si impara un po' a sapere evidentemente i primi problemi che si manifestavano a quel tempo. Vediamo un po', addirittura per il Commodore 64, questa nemmeno la sapevo. Misuriamo le parole. File sequenziale, si sa, in lungo, diciamo, di parole che potrebbe non andare mai a capo con un opportuno software, però ok, vabbè, questa è un'applicazione probabilmente per ottimizzare i word processor preistorici per il Commodore 64, che come esordienti, le popolazioni informatiche. Gran bel culo, vediamo un po' cosa c'è. Altre cose, qui cosa è? Popolazioni informatiche, uno degli argomenti tipicamente computerizzabili è la statistica. E qui si parla di, diciamo, dai polli al computer, l'utilizzo, diciamo, del computer come strumento per fare sondaggi, calcoli di tipo statistico, grafici statistici. Va bene, andiamo oltre. Viaggio al centro del Basic, questo è per il Commodore 16, che si vede che un po' di spazio ancora glielo davano. Un'antilista a prova di hacker, aggiungiamo ai nostri programmi basic un pizzico di cattiveria, naturalmente in assembly per proteggere dai programmi. Vediamo un po' altre cose che c'erano. Tutti i tempi del video per capitare, anzi può capitare, pardon, di dover scrivere per realizzare effetti insoliti, alcune routine sincrone al raster register. Va bene, ce n'ha parecchi listati indubbiamente. Il nome dei kernel, campioni per esplorare il drive, è bene effettuare alcuni studi particolari sulle principali routine del computer. Va bene, si parlava, si disossava un po' il sistema operativo della Commodore con varie utilità. La libreria di Amiga, ecco, qui si incomincia a fondare nel mondo Amiga, come sfruttare le potenzialità di Amiga Basic utilizzando
una nostra precedente idea. Va bene, qui si parla di opportunità e di intanto si fa una informazione sull'Amiga. Le prime routine, sempre spazio di programmazione, tutta roba Amiga, perché qui come gli utenti avranno riconosciuto al volo l'orologio e il tasterino nella calcolatrice dell'Amiga. Gli stati, Amiga cresce, indubbiamente cresceva, e come, questa non c'era ancora l'Amiga 1000, Amiga 500, page set, il tipografo di Amiga 500, gran bella macchina, peccato non ci abbiano mai messo in qui un hard disk interno e la possibilità di espandere la memoria a più o meno a 2 mega. Vediamo un po' cosa c'è. Altra Amiga l'infedele, raccolta di alcuni errori riscontrati nel linguaggio interpretato di Amiga Basic. Virus un dottore per Amiga, si vede, proliferavano virus per andare a rompere i coglioni alla bella piattaforma Amiga. Testa e grafica finalmente insieme, enciclopedia. Diciamo probabilmente flopperia. Principianti 10 comandamenti, System News, elementare Watson. Questo articolo ci proponiamo di aiutare a risolvere alcune fra le migliori avventure. Eccoci. E vai. Si incomincia con i consigli e i walkthrough per le avventure per venirne a capo. Quanto costa un Commodore? Bella domanda. Ecco, ne costava, eccolo qui, 900. Anzi, tra... sì, 8,6, 9,50. 950.000 lire. Sino dei prezzi, se siete interessati, per ricordare quanto costavano queste cose potete andarci a dare un'occhiata, il link lo trovate in descrizione. Altre cose di Landog, edicola, fumetti. Ok, passiamo oltre. Commodore Computer Club, febbraio del 1989. Ecco, di cosa parlavano gli amici commodoristi nel febbraio del 1989 su Commodore Computer Club? Parlavano dell'emulatore Turbo Pascal per il Commodore 64. Questi erano gli impatti delle turbocate del Ministero della Istruzione italiano, che soppresse il Basic tagliando le gambe a tutti gli utenti possessori di computer ad 8 bit che avevano in, diciamo, sicuramente un interprete Basic e anche un compilatore in assembler, ma nessun computer ad 8 bit gestiva il Pascal. Poi abbiamo Amiga, trucchi e consigli. Il Commodore 16 ancora non era morto, ma insomma non è che si sentisse troppo bene. Amiga di nuovo, nuovamente stampa sprite multicolor, e andiamo a vedere oltre che cosa c'è. Computer Club, sommario. Amiga, spaccia Amiga all'inizio, già questo dice tutto. L'Amiga andava e galoppava. Enciclopedia, protezioni, interrupto, musica. Vediamo, forse per il Commodore 64 c'è veramente poco o nulla. Andiamo oltre. Ora che ce l'hai, guarda che ci fai. Ecco, infatti qui già si vedeva le capacità straordinarie dell'Amiga 500. Costava, diciamo, un prezzo molto abbordabile, ci si poteva mettere una stampante e la si sfruttava veramente, che erano molto completi i word processor per, diciamo, Amiga, a differenza di quelli che c'erano per Commodore 64, che erano dei bitorzoli inutili, e quindi era sicuramente una macchina completa. Vediamo un po', qui c'è la posta, pubblicità, prezzo per i vari aggeggi, ancora la posta con domande, posta domande e risposte, problemi e quant'altro, risposte rapide con problemi più piccoli. Ok, vi presento un'Amiga per cocktail per Amiga. Ok, qui si fa la presentazione, diciamo, di cosa c'erano e cosa si poteva fare con una breve per chi ancora non conoscesse la macchina, erano pochi. Cara amica, ti scrivo. Ok, qui che cosa c'è? Sprite in Amiga Basic, assembler per Amiga, e qui c'è tutta una rivista, la rivista con gli amici di Amiga, con lettere, domande e risposte di tipo tecnico. Diventa il dottore del tuo Amiga. Anche qui siamo, diciamo, in relazione a come
diciamo, proteggere o costruire, diciamo, delle protezioni per evidentemente circolava una marea di software all'interno in Italia dei computer Amiga, e poi, diciamo, con lo scambio ci passavano anche probabilmente dei virus. Corsi e ricorsi, è più importante caratteristica dei linguaggi evoluti, è la ricorsione, la ricorsività realizzata in Turbo Pascal, ma c'era anche in Basic. Tiè, beccati questo. Ok, qui la cosa c'è? Stampante 2,99. Vediamo un po', altra ricorsività, sempre ricorsività. Questo era il Basic che era interpretato quando c'erano i numeri di linea, quando non c'era nulla invece era compilato. Poi campus esordienti, incomincio da 3, quanto una pagina non basta, esperti, campioni, Commodore 128. Ok, andiamo oltre. Qui si cerca i collaboratori, incomincio da 3, cos'è? Il modo peggiore per imparare a programmare è quello di scrivere subito programma complessi, e qui si dà un'infarinatura su come praticamente iniziare la programmazione, dare consigli generici agli utenti che evidentemente erano più propensi a giocare e a utilizzare applicativi già belli e fatti che piuttosto a starseli a costruire da sé. Oltre alla musica del SID, che qui spazio al Commodore 128 e al Commodore 64. Ok, vediamo un po'. Commodore 128 ed è subito il raster. Ok, come sfruttare nella pratica la piccola differenza con il più noto cugino del Commodore 64. Ma il Commodore 128 non se l'era comprato quasi nessuno perché costava un botto e fu percepito come un Commodore 64 più costoso, super pompato. La gente o comprava l'Amiga o comprava il Commodore 64. Quando una pagina non basta, un nuovo lettore ha sofisticato, diciamo, un listato pubblicato in precedenza adattandolo anche al Commodore 128. Questi erano utility a disposizione dei proprietari. Sconvolgimenti informatici, anche qui il programma da utilizzare per migliorare il proprio sistema operativo con pezzi. Ok, vediamo un po'. Qui c'è una serie di mercatini con tutte offerte, domande e risposte, apposta Amiga. Qui hanno di nuovo, diciamo, una feedback con i lettori, come ti stampo lo sprite multicolor, sia l'enciclopedia. Possibilità di andare a stampare gli sprite. Un musicante, il Commodore 16 addirittura. Qualche programma per farci suonare, serviva poi il Commodore 16, più che altro era utile come fermacarte. Una protezione temporizzata, piuttosto, ecco, frequente il fatto che dei virus che circolassero per Amiga. Tre orologi e tempi vari. Ok, emulatore del Turbo Pascal per il Commodore 64. Ecco, questo è sinceramente interessante da leggere per chi è interessata a questa cosa, perché dice forse c'era qualche cosa che potesse funzo che poteva funzionare per un Commodore 64. Io ne dubito, perché poi dopo secondo me man sarebbe mancata la memoria. Di quanto costa il tuo Commodore? Vediamo cosa c'è. C'è niente, qui c'è probabilmente si presenta soltanto la recensione di un software. Va bene, fosse un articolo, sto guardando insieme a voi questo giornale. Ok, è finito.